Adesso, se mi permette, signore sorveglianti, io avrei ancora una cosina da sistemare. Ho notato che abbiamo ancora un signore che non ha il taglio adatto al nostro collegio. Ma siamo seri? Quindi, signor Cardamone, no, si accomodi. No, però io sto pelato, no. Cioè, io me ne vado, no, me ne vado. Si accomodi qua, signor Cardamone. Ho già sofferto troppo. No, io me ne vado. Signor Cardamone. No, io me ne vado. Io tagliati, io esco. Signor Cardamone, no, no, non li dai. Raccolga no. Quella giacca. No, io non li immediatamente. Dai. Francesco. Lasci stare. E non li dai, che cazzo. Signor ma Cardamone. Ma l'avete fatto, no. Ha tutto il viso coperto ma dai basta. Capelli. No, signor Cardamone. Basta. Si metta qua. No. Dopo il primo taglio di capelli. No, no. Francesco ha continuato imperterrito a fare di testa sua. E nonostante i rimproveri del sorvegliante... Non la vedo, mi può alzare un po' i capelli? Non vedo gli occhi. La sua fronte è sempre rimasta coperta. Aspettiamo no, solo no, me! No, io sono al prete, no! Francesco esagera tantissimo per i capelli. Capisco che comunque magari lo rappresentano, però cioè sono solo capelli. Parlate tanto degli rispetto, poi gli rispetto abbiamo più ti dobbiamo manco sapere no, che cos'è. Noi abbiamo provato ad adeguarli in una maniera dove lei poteva tenerli in maniera ordinata. Questo non è successo, di conseguenza siamo dai, costretti bla, 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 bla. A fare il secondo taglio. Si accomodi. No, no, non li taglio, basta. Mi dia retta. Mi dia retta e si sieda. Mi cacciatemi. No, mi dia retta e si sieda. Francesco, tu non te ne io vai. Io non me ne vado. Non te ne vai. Mi dovete legare, Stegna, io non gli taglio. Se te ne vai, ti giuro che ti ammazzo, siediti. Hanno i maschi ci cascano a portare in frente. Cercano un pretesto per cacciare qualcuno, Francesco, non puoi essere tu. Lasciate il signor Cardamone qua per il suo taglio di capelli. Siediti, ti prego. Se mi vuoi bene, per favore, siediti là e fatti tagliare un pochino. Io resto qui, ti tengo la mano. Io non ce la faccio più, però poi non sono rispettosi nei miei confronti, che cazzo. Tu ti fai la pelata dopo, però, non è giusto. Io fossi stata in Francesco, i capelli proprio si risognavano, che me li ritagliavano. Signor Cardamone. Ma che vuole lei da me, signor basta. Signor Cardamone. Cacciatemi, almeno non mi taglio no, i capelli. No, stai zitto. No, io parlo, ce l'ho la voce, la uso, ringraziando Dio. Quando la uso va in tomba. Mi sta solo svuotando, fra, tranquillo. Mi svuota. Niente, è uno schifo, eh. Non ce la faccio più, non ce la io veramente. I capelli erano tutto per me. Mo ci metteranno mesi a ricrescere. Non mi portate dal preside? Mi porta dal preside? No, lasciami che qua sbrocca tutto. No, mi porta dal preside. Non esageri, non abusi non della mia cosa. Pazienza. Ma che pazienza avete voi? Io lasciami stare pure te. E alla fine non gliel'hanno tagliati tanto, è uguale a prima. Voi andate dal preside, porta puttana, no! Giornata ricca di sceneggiate.